Ciao, io sono Virginia, vi do il benvenuto e il benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo vlog. Oggi è un giorno della settimana qualsiasi, sono a casa da lavoro, infatti oggi è una giornata di smart, ma volevo appunto girare questo vlog perché è da non so quanti giorni che provo a girare appunto un vlog di una giornata produttiva, insomma, sia in termini di lavoro sia in termini di vita personale, ma ogni volta, non lo so, per un motivo o per un altro, non riesco, lo inizio, ma non riesco mai a portarlo al termine e a creare un contenuto appunto di valore che abbia effettivamente un contenuto. E quindi eccoci qua oggi a riprovarci, sono le 10 e sto facendo una piccola e breve pausa a caffè. Tra l'altro ieri è uscito, no ieri, no ieri, domenica è uscito finalmente il video sul canale che era 2 settimane che non pubblicavo perché anche in questo caso non riuscivo per un motivo o per un altro. E tra l'altro credo che questa è la prima volta che mi vedete bionda. Come diciamo ogni 2 anni mi sono rifatta appunto queste schiarature bionde. E insomma credo che se la mia autoanalisi per quanto riguarda la stagione aromocromatica è corretta, in realtà dovrebbero starmi bene perché mi metto qui al lavoro e poi in pausa pranzo usciremo perché ho ordinato il libro alla Feltrinelli che ho cercato sabato ma non ce l'avevano perché c'erano un po' di ritardi, insomma, con le consegne delle nuove uscite. Mi avevano detto che sarebbe appunto arrivato disponibile questa settimana. Ieri era lunedì, solo che tornata da lavoro non sono passata da casa, ma sono andata direttamente a casa di amici perché abbiamo fatto appunto una piccola cena. Infatti, non so, ieri più che un lunedì mi sembrava quasi un venerdì sera oppure una domenica sera, perché di solito sono questi giorni in cui si fanno le cene a casa di amici, però va bene. Un lunedì alternativo ci sta. E quindi appunto effettivamente poi era disponibile per prenotarlo e poi andarlo a ritirare entro 3 giorni tramite il sito, quindi l'ho prenotato e in pausa pranzo vado, tanto boh, ci metto 10 minuti e così faccio anche una passeggiatina. E pomeriggio, cioè dopo lavoro, stasera finalmente torno in palestra dopo una settimana di stop. Mi sono fermata perché purtroppo settimana scorsa non sono stata molto bene, forse ancora qualche strascico si sente dalla mia voce. E mentre finisco di bere il caffè, devo riprendere a lavorare perché ormai la pausa è terminata, come sempre. E niente, ci aggiorniamo più avanti nella giornata. Allora, sono rientrata dalla mia appunto corsa letteralmente in libreria e ho preso anche qualcosa di cartoleria, iniziando vabbè da una penna nera perché mi serviva, una gomma da cacciare perché mi serviva e visto che c'ero ho preso anche l'agenda per il 2023. Ormai da un paio di anni non sto più riprendendo mai la stessa agenda, prima invece riprendevo sempre la stessa. Ero appunto affezionata, invece è qualche anno che di solito appunto la cambio perché voglio un po' sperimentare con i vari formati. Il formato di questa è A5, però dentro, anziché essere giornaliera come l'ultima che ho usato per questo 2022, che comunque mi è piaciuta, come vedete ha un formato settimanale. Perché appunto poi durante il corso dell'anno ho leggermente rivisto e anche insomma, ora a settembre ho leggermente visto un po' l'organizzazione e la pianificazione dei vari impegni e ho optato per appunto una divisione così settimanale. Questa conto di usarla prettamente per il lavoro. Ma veniamo all'acquisto principale per cui sono andata in libreria, ovvero questo libro.
è il libro che è appena uscito da pochissimi giorni, Il metodo MEA di Martina Ricca, ovvero Smaibi e Alice Berardi, che insieme appunto hanno fondato MEA Design, che è la loro agenzia di comunicazione, ma non solo, insomma. Martina è anche una youtuber barra influencer, infatti io la seguo sia su Instagram che su YouTube. Poi grazie a Martina e a me anche Alice è entrata nel mondo dei social come anche lei un influencer e hanno scritto questo libro che è incentrato proprio sulla comunicazione. E quindi io da appassionata quale sono, l'ho comprato appunto per leggerlo e insomma imparare sempre di più su questo mondo. Adesso la pausa pranzo è finita e mi devo rimettere a lavorare, infatti ho fatto proprio una corsa per andare in libreria a ritirare il libro e insomma avevo giusto una mezz'oretta per andare e tornare e nel frattempo appunto fare il ritiro, insomma pagare eccetera, quindi sono proprio contenta di aver preso questo libro e l'ho voluto proprio prendere cartaceo perché in realtà potevo optare per il formato Kindle, però secondo me questo tipo di libro, proprio perché parla di comunicazione, quindi sicuramente Martina e Alice, conoscendole tra virgolette un minimo, no, dai social, avranno sicuramente utilizzato una grafica, dei colori, no, accattivanti che ti appunto richiamano l'attenzione, ci tenevo ad averlo appunto proprio cartaceo. E niente, adesso bando alle ciance, mi rimetto al lavoro. Allora, ho finito di lavorare, sono le 5 e mezza e stavo preparando appunto la borsa per la palestra, più o meno andrò tra circa una mezz'oretta. Intanto ho preparato la borsa così mi rilasso appunto questa mezz'oretta prima di uscire. Ah, innanzitutto ho comprato un borsone un pochino più capiente rispetto alla tote bag che portavo all'inizio, però appunto ho aspettato le prime settimane per vedere un po' come andava. Allora, qui ci sono le scarpe di ricambio, ovviamente, qui abbiamo l'asciugamano da utilizzare sugli attrezzi e le lenti a contatto, perché ovviamente mi vado a togliere gli occhiali e devo aggiungere l'acqua che la borraccia di là, adesso la preparo. Qui invece abbiamo il reggiseno sportivo e i leggings che vado a mettere adesso, così arrivo e mi devo solo cambiare le scarpe, non perdo tempo. E niente, questo è quanto. Qui sotto c'è un'altra tasca dove diciamo è sempre pronta con l'asciugamano e il bagnoschiuma con il beauty case, diciamo, e altri prodotti post doccia come può essere il deodorante, eccetera. Il borsone è molto comodo, poi qui ha tutta una taschina, insomma, dove metto le chiavi, eccetera, eccetera, e l'ho preso da Wisho. E devo dire che mi piace, molto carino e molto anche capiente, però compatto. Allora, ho preparato anche l'acqua, quindi la metto dentro, così questa la posso chiudere con una mano un po' difficile, quindi io adesso la chiudo. Allora, visto che oggi appunto vado in palestra da casa perché ho fatto smart, ho deciso che mi metto le lenti già da adesso, così insomma arrivo, mi tolgo la felpa e inizio subito l'allenamento. Ok, lenti messe, infatti adesso ci torno di nuovo a vedere, vado a rimettere queste qui nel borsone prima di dimenticarle. E devo essere sincera, oggi mi fa un po' fatica andare in palestra perché, come vi accennavo stamattina, sono appunto rimasta ferma circa una settimana perché non sono stata benissimo. E è sempre difficile riprendere dopo uno stop così lungo che non sia soltanto appunto magari un giorno, perché comunque può capitare. Però ovviamente può succedere anche di doversi fermare per più di un giorno, come in questo caso una settimana, che sia per salute o per altre tipologie di motivo, insomma può succedere e cioè devo imparare questa cosa, cioè è normale che magari in alcuni periodi possono esserci delle settimane in cui non riesco ad andare in palestra, ma questo non vuol dire che il lavoro fatto nelle settimane e mesi prima viene azzerato dalla mia assenza di una settimana, che poi una settimana non sono 7 giorni di allenamento, ma sono soltanto, tra virgolette, 3 giorni, perché io vado 3 giorni, 2 sicuro, se riesco vado anche il sabato mattina.
Quindi insomma non è che per aver saltato, no, tre allenamenti allora il lavoro fatto nelle settimane e nei giorni precedenti si azzera, assolutamente no. E questo deve entrarmi un po', perché il ragionamento che faccio è esattamente il contrario, cioè dico ecco non sono andata in palestra per appunto una settimana, quindi ho saltato i miei tre allenamenti canonici e quindi adesso tutto il lavoro che ho fatto fino adesso è andato in fumo. In realtà non è propriamente così. E anche il fatto di non avere voglia per chi si è stati fermi ovviamente è normale perché si è persa tra virgolette l'abitudine della routine che fino adesso appunto si era creata, si era costruita. Ovviamente preferirei fare altro, sì, devo essere sincera, però insomma serve anche questo. E quindi se dovessi fare le cose che uno in qualche modo deve fare per se stesso, no? Solo quando voglia praticamente non li farei mai. E, però è sbagliato perché ovviamente anche questo ci fa bene. Vabbè, quindi dopo questo momento di motivazione e anche automotivazione, perché ovviamente non lo faccio perché io sono brava oppure perché mi dovete dire brava o qualcuno mi deve dire brava che lo fai, no, assolutamente lo faccio anche per automotivarmi, cioè è una motivazione che voglio condividere sul canale per magari appunto motivare anche un'altra persona che si ritrova in quello che dico, ma anche per automotivare me stessa. Ready. Tra l'altro questo borsone è stracomodo proprio perché lo posso portare a tracolla senza spaccarmi la schiena. Quindi ottimo. E come sempre in fase di editing, quando arrivo alla fine del video, mi rendo conto di non aver registrato appunto la conclusione e sto per finire di esportare questo video per poi caricarlo su YouTube e tra l'altro ho anche scattato la foto della copertina perché non la scatto mai nello stesso giorno in cui giro il video, semplicemente perché me ne dimentico 9 volte su 10 e quindi insomma la devo recuperare. È per questo quindi che mi vedete un po' truccata, chiaramente non sono tornata adesso dalla palestra, però ci tenevo a fare una copertina carina e anche a concludere personalmente il video e non a mettere alcune, diciamo, clip scritte come faccio in alcuni video dove però magari in altri contesti ci stanno bene, ma non in questo. Questo video alla fine dei conti non è venuto un vlog lunghissimo, ma spero comunque che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto, tenuto compagnia, ma cosa più importante è anche che vi abbia motivati un pochino. Per me ha funzionato, quindi spero che abbia funzionato anche per voi. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi. Io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!